Male, 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 male. Bastava anche una volta sola, eh? Beh, volevo che tu capissi bene. E adesso? Adesso fai come tutti, ti trovi un lavoro. Sì, e come? Lo cerchi? Anzi, guarda, ho appena comprato una malga, un po' di mucche qua in montagna. Ho fatto un affare. Sti malgari non capisce niente. Perdita dell'udito a bassa frequenza o perdita dell'udito a pendenza inversa. È un disturbo per cui si possono sentire solo le frequenze più alte, quelle femminili. Una sindrome rara, colpisce uno su 13.000 pazienti. Ma questo qua sicuramente è laureato in orecchie, questo qua. Sì, ma il migliore dei miei, scusi. Non mi sembra. Senta, io non voglio casini. Se lei è della polizia, torni più tardi a parlare con Mario. No, non sono della polizia. Era più giovane degli altri. Sulla trentina. C'aveva i capelli biondi. Ma io credo che fosse un parrucchino, anzi, sono convinto. Non si preoccupi, si accomodi. Ascolti un attimo, Giuseppe, ci fermiamo alla prossima sono fermata. Due ragazzi senza ci biglietto, fermiamo alla senza prossima documenti, fermata. Mi puoi raggiungere? Mi ascolti un attimo, ci fermiamo alla prossima fermata. Si accomodi per cortesia. Perché si deve comportare non così? Non si preoccupi. Mi fermo alla prossima fermata. Le mansioni, le capitanerie, ogni sede ha carattere specifico e sono organizzate diversamente. Alcune hanno carattere militare, altre invece sono riserve di carattere monetario. E quanto tempo è necessario per organizzarci? Siamo pronti. Mi sembrava di essere un salmone che sbatteva le pinne. E volevo solamente arrivare fino alla fine senza farmi troppo male. Quanto sei scemo. Lo so. Ma lo penso ancora, lo sai? Che sei troppo bella per me. Sono contenta di averti visto. È stata lunga e Linda ha combattuto con tutte le sue forze, ma d'altronde che cosa si può dire? A tempi migliori? A tempi migliori. E poi ti ho vista in televisione e ti ho subito riconosciuta. Lo sai che mi sei sempre piaciuta. Anche tu mi sei, tu sempre, mi sei sempre piaciuta tantissimo, Marco. Tanto. Va bene, io vado, magari ci vediamo un'altra volta, Mike. No, scusami, io non avrei... È un po' di tempo che non ti vedo, ma stai ancora al 12. Ma lei si è accorto che quella bambina ha un ematoma sull'occhio? Comunque l'allaccio continua a perdere. Controllo.